Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Geotech Center. Io sono Marco ed oggi vi presenterò i due nuovi prodotti della Quest, l'X5 e l'X10, che monteremo dopo insieme. Prima di iniziare con l'unboxing, vediamo insieme quali sono le caratteristiche che differenziano questi due metal detector. Partendo dall'X5, ha tre modalità di ricerca che sono moneta, gioielli e all metal. Per quanto riguarda invece l'X10, abbiamo tre modalità di ricerca che sono le standard come l'X5 più una personalizzabile. Poi avremo 10 segmenti di discriminazione e la retroilluminazione del display. Continuando con le caratteristiche tecniche, tutti e due lavorano ad una frequenza di 8 kHz. Questo e molto altro lo vedremo dopo la sigla. Bene, andiamo subito ad eseguire l'unboxing dell'X10 e vediamo insieme come si monta. Aprendo la scatola, vediamo che troviamo all'interno le istruzioni di montaggio. Bene, da qui iniziamo per fare il montaggio. Vi ricordo che il metal detector è dotato di due aste che serviranno per scegliere la lunghezza in base alla ricerca per bambini o per adulti. Bene, iniziamo subito il montaggio del nostro metal detector. La prima cosa che dovremo fare è svitare le quattro viti della centralina, che io per praticità ho già svitato, e prendere la prima assa, che è quella con i fori grandi, 4. Qui andrà fissato il bracciolo, quindi ricordatevi di non invertirla. Allora, iniziamo con smontare il metal detector. In questo modo. Ok, andremo a fissare la nostra asta. Io per comodità la fisserò sui buchi più distanti. Da notare che qui ci sono tre buchi che serviranno per inserire direttamente l'asta più piccola, in modo tale da avere una lunghezza minore del metal detector. Ok, l'assembleremo in questo modo. E avvitiamo tutte le viti. Ok, una volta assemblate le quattro viti, andremo a montare il bracciolo che vedete nella parte alta, un buco grande. Prenderemo la parte superiore e andrà inserita all'interno, in questo modo. Bene, a questo punto abbiamo montato la prima parte del metal detector. Procediamo con l'inserimento dell'asta. Il metal detector è pronto e siamo pronti per l'accensione e vedere tutte le modalità di ricerca. Bene, sul tavolo abbiamo sia l'X5 che l'X10. Ora vediamo insieme le differenze fra i due metal detector. Ah, bellissimo. Bene. Iniziamo con metal detector spenti e vediamo subito che il display cambia. Qui avremo nell'X5 tre modi di ricerca, nell'X10 invece ne abbiamo quattro. Il primo a destra è quello personalizzato. Procediamo all'accensione dell'X5. Al primo avvio si presenta in modalità moneta che potremo cambiare premendo per la prima volta due volte il tasto menu, una e due. In questo modo abbiamo switchato su gioielli. Premendo ancora due volte switchiamo in all metal e sentiamo già come suona. In questo caso, quando è fisso, vuol dire che è in ricerca. In questo caso potremo andare a variare la sensibilità con questi due pulsanti qua. Altrimenti, premendo il tasto menu una volta, vedrete che andremo a variare la discriminazione in questo programma, selezionando più o meno
segmenti. Quindi in questo caso abbiamo discriminato da 20 a 40. Ripremendo, vedrete che abiliterà oppure no il segmento. Ora è pronto per la ricerca. Bene, andiamo su gioielli premendo due volte ed anche qui potremo andare a variare la discriminazione del dispositivo. Invece in All Metal naturalmente non sarà possibile discriminare. Avremo a disposizione anche il pinpointer del macchinario tenendolo premuto. Come vedete si attiva e dice la profondità. Avremo anche la possibilità di cambiare leggermente la frequenza del dispositivo tenendo premuto il tasto bilanciamento e andando a variare con i bottoni del volume in alto e in basso in questo modo. Rilasciando sarà cambiata la frequenza del dispositivo. Abbiamo anche la possibilità di eseguire un reset dei parametri tenendo premuto il tasto ingranaggio, spegnendo quindi il dispositivo, all'accensione tenere premuto, continuare a tenere premuto finché non compare il display completo. In questo modo il metal detector è resettato. Bene, ora andiamo a vedere l'X10. Accendiamo il dispositivo con il tasto menu. Come possiamo vedere, in questo caso il display è retroilluminato. Abbiamo la possibilità di abilitarlo o disabilitarlo tenendo premuto il tasto inferiore laterale. Adesso accendiamolo per comodità. Allora, in questo caso noi avremo tre modalità di ricerca più la personalizzata. Possiamo variare con le frecce la modalità di ricerca ed entrare nei parametri della modalità tenendo il tasto ingranaggio. Ok, una volta all'interno abbiamo la possibilità di variare la sensibilità, in questo caso sulla modalità gioielli, tenendo ancora premuto. Possiamo andare a cambiare e selezionare gli ID di discriminazione, quindi per esempio in questo caso 10 e 20 è disabilitato. Possiamo continuare premendo il tasto menu e le frecce per disabilitare i vari ID. Attendendo si applicano da soli i parametri e il metal è pronto per l'utilizzo. Abbiamo anche la possibilità di scegliere i toni audio da 1 a 6. Andando nella modalità All Metal avremo anche qui la possibilità di cambiare il rumore di fondo, abbassandolo o alzandolo, tenendo premute le freccette. Proviamo a fare anche qui la procedura di reset, che ricordo che è la stessa come nel Q20 e nel Q40. Spegniamo il dispositivo, accendiamo il dispositivo e teniamo premuto il tasto ingranaggio. Vedremo che si accenderanno tutti i LED e in questo modo è resettato. Per quanto riguarda invece la ricarica del dispositivo, sarà possibile collegare l'alimentazione USB in questa porta tramite l'apposito cavo fornito in dotazione e collegarlo qui. Sarà possibile collegarlo in qualsiasi power bank o alimentazione tramite alimentatore a 220. Vi ricordo che entrambi i metal detector hanno la possibilità di eseguire il bilanciamento manuale. Andiamo ora all'esterno e vediamo come si fa. Per eseguire il bilanciamento sarà necessario accendere il metal detector, tenere premuto il pulsante bilanciamento e pompare la piastra dall'alto verso il basso ripetutamente verso il terreno finché non sentiremo un beep, in questo modo. Accendiamo, teniamo premuto il pulsante bilanciamento, bene, ora abbiamo eseguito il bilanciamento ed è possibile utilizzare il metal detector. Se il video ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale qui sopra e ricordati di attivare la campanella. Ciao!